motto, no, che condensa la mia esperienza. Io mi sono accorto che da bambini noi guardiamo il mondo e di cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che il mondo non ci piace, che siamo diversi da quel mondo lì. E che cosa facciamo? Vogliamo cambiare il mondo. E infatti questo è quello che fanno i rivoluzionari, per esempio, i quali quasi sempre sono giovani, perché è tipico del giovane di dire: ah, benissimo, le cose non vanno, vado a cambiare il mondo. Poi si cresce, si diventa, vabbè, non proprio soltanto adolescenziali, ma si diventa maturi, no? Si guarda fuori, si vede il mondo, no? E il mondo non ci piace, siamo diversi dal mondo, però siamo diventati maturi, vogliamo cambiare noi stessi, non il mondo, ed è molto più semplice. Perché un conto è cambiare me, no? Che sono lui. Ma c'è la terza fase, no? Ed è la fase della saggezza. E naturalmente quella che ho raggiunto io, no? Da molto tempo. Guardo fuori, vedo il mondo non mi piace, sono molto diverso dal mondo. E va bene così. Questo è motto, no, che condensa la mia esperienza. Io mi sono accorto che da bambini noi guardiamo il mondo e di cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che il mondo non ci piace, che siamo diversi da quel mondo lì. E che cosa facciamo? Vogliamo cambiare il mondo. E infatti questo è quello che fanno i rivoluzionari, per esempio, i quali quasi sempre sono giovani, perché è tipico del giovane di dire: ah, benissimo, le cose non vanno, vado a cambiare il mondo. Poi si cresce, si diventa, vabbè, non proprio soltanto adolescenziali, ma si diventa maturi, no? Si guarda fuori, si vede il mondo, no? E il mondo non ci piace, siamo diversi dal mondo, però siamo diventati maturi, vogliamo cambiare noi stessi, non il mondo. Ed è molto più semplice, perché un conto è cambiare me, no? Che sono lui. Ma c'è la terza fase, no? Ed è la fase della saggezza. E naturalmente quella che ho raggiunto io, no? Da molto tempo. Guardo fuori, vedo il mondo non mi piace, sono molto diverso dal mondo. E va bene così. Questo.